Allora, l'anno scorso Max Biaggi, debuttante in Superbike 2007, terzo posto, ha sfiorato la grande impresa. Quest'anno si riparte con una nuova avventura straordinaria. Ci sarà l'impresa, la grande impresa impossibile. Ma diciamo che queste sono le condizioni più difficili che potessi trovare, in quanto correre da privato in un team privato suona già strano, però io sono abbastanza soddisfatto per quello che già abbiamo fatto nei primi test e che ho trovato un gruppo di lavoro di persone fatte con tanta passione e voglia di fare. E anche se non siamo sotto i riflettori perché non abbiamo uno sponsor importante o comunque non siamo il top team di sempre, io spero di poterli portare lì davanti e così mi faccio un po' come dire capitano di questo nuovo team che vuole essere una conferma tra i top team. Ecco, tu un po' ti nascondi, però qui invece ti indicano come uno dei grandi favoriti, lo ha detto anche Troy Bayliss, Max Biaggi sarà l'avversario più pericoloso, è una responsabilità in più, come al solito. Ma secondo me ovviamente Bayliss è quello che ha più esperienza con questa moto e su questo campionato, avrà dalla sua il vantaggio già di aver corso tanti anni con una bicilindrica e io al primo anno così devo abbattere questo divario, però ecco, la voglia e la volontà c'è. Ecco, una Superbike che guadagna sempre più entusiasmo e interesse, questo dualismo, contrapposizione con la MotoGP è una cosa vera che sentite anche voi o in realtà è solo per lo spettacolo, per chi è fuori? No, io penso a questo campionato, mi piace, ecco perché corro per poter vincere questo campionato. La scelta di una moto cliente in Superbike è stata una scelta ragionata, meditata, nata come? No, è nata all'ultimo per un dietro fronte nel team con cui correvo prima, non so, forse causa il problema del loro rinnovo al contratto con il main sponsor, però ecco, fatta all'ultimo e abbiamo messo su questa situazione proprio agli ultimi 2 mesi dell'anno. Dunque è stata tutta fatta fretta e furia, però per come abbiamo fatto i primi test in Australia credo che forse certe volte rende di più fare una cosa così che programmare grandi apparenze o grandi platee e poi forse fare meno risultati. Parti per vincere tante corse o parti per vincere il mondiale? Sì, le corse. Ciao.